mi hanno riferito che in Italia l'informazione è nelle mani di una sola persona. Ma voglio rassicurarvi, la stiamo cercando e la troveremo. Ma è possibile nel 2000 limitare la libertà di parola nel cuore dell'Europa? D'accordo, lei è un dipendente del servizio D'accordo. Pubblico. Io sono un dipendente del servizio pubblico, non sono un suo dipendente, Berlusconi. La disdetta che mi ha dato il dottor Sacca me l'ha data con il ricevuto di ritorno, che è la cosa che mi offende di più. Sabrina, tu mi hai raccontato come una persona che parla napoletano, ha gli occhi storti e non conta il cazzo. Allora non mi sono spiegata. Questa è una questione seria, signora Guzzanti. La satira è la satira, il dibattito è il dibattito. Cioè, perché? Se uno vuole paragonare Berlusconi a Mussolini non può farlo. No. Quello era il periodo in cui la vera persuasione era intimidire, spaventare fisicamente. Adesso la vera persuasione è intimidire o spaventare psicologicamente. Spegnete le camere, guarda. Io sta legge è vero che non l'ho scritta. Non l'ho manco letta, se è per quello. Io ci ho provato a leggere, francamente non la faccio. Cioè. In Francia c'è una trasmissione che deride ogni volta Chirac in un modo che non potete immaginare. Questo è quello che succede in Francia ogni sera. Se tu dici delle cose che magari apprendi dai giornali, ovviamente, e ne fai un piccolo commentino e loro non vogliono che se ne parli, ti querelano. Questa è veramente indegna. Ma no, indegna, perché allora il ricatto di lanciare una querela blocca immediatamente ogni espressione. Al cinema, per quel po' di libertà che c'è rimasta.